Hanno già preparato la macchina per il collaudo finale. Certo che è alta. Ne ho viste centinaia, ma fa sempre un certo effetto, come la prima volta. Che emozione, primo giorno di lavoro. Angela mi dà il benvenuto. E mi presenta alla proprietà. Percorriamo la palazzina uffici. Vendite, acquisti, marketing, IT, qualità. Qui c'è l'ufficio tecnico impianti e progettazione. Quante persone e quanto lavoro per creare una piattaforma aerea. Componenti meccaniche, idrauliche, elettronica. Quelli devono essere disegni e schede tecniche. Che alta! E chi ci sale lassù? Magari fra qualche mese. Manta 1. Manta 2. Manta 3. Saluzzo 1. Mi hanno spiegato che ogni stabilimento fino a Manta 7 è dedicato ad attività specifiche. Questa viene sicuramente da Manta 3, dove si producono le piattaforme fino a 50 metri. Questo braccio è l'immagine della potenza. Il martinetto della stabilità e sicurezza. Manta 4 è il regno dell'idraulica. Più di 22.000 cilindri prodotti e testati all'anno. A Saluzzo 1 si lavora all'alluminio, più di 2.000 tonnellate all'anno. Manta 7 invece è il regno dell'acciaio. Qui ci sono i robot più avanzati per il taglio laser. Taglio plasma, la piegatura e saldatura. Il colore della piattaforma è perfetto. Se ne occupano a Manta 2, dove si fanno la sabbiatura, verniciatura e il decapaggio dei componenti in alluminio. A Manta 6 preparano i cablaggi elettrici e assemblano i quadricomandi. Quanti chilometri di cavi da collegare con precisione! Qui realizzano anche i componenti in teflon e plastica. Questa è alta 35 metri. Le piattaforme e i ragni fino a 29 metri si allestiscono a Manta 5, dove c'è anche il training center per la formazione. Evolved Electronics, EV. Difficile dimenticarlo. È il marchio di tutte quelle tecnologie che rendono le macchine innovative, sicure, precise, fluide e semplici da usare. Nascono qui, le creano gli ingegneri. È fantastico non dipendere da nessuno e poter controllare la qualità di ogni processo e ogni pezzo. C'è anche il QR code. I clienti lo possono usare per vedere i video tutorial. Ma ora è meglio muoversi. Ehi, ci si può spostare anche in bicicletta o monopattino. E quello con le cuffie? Ah sì, sta andando a Manta 6, dove c'è il call center dell'assistenza tecnica, che con la telemetria aiuta i clienti a risolvere i problemi ovunque si trovino. E se non basta, ci sono le officine mobili, che intervengono in cantiere. Queste macchine sono pronte per andare all'estero. Ecco Modula, il magazzino ricambi automatizzato. Ce n'è uno per stabilimento. Mi ricordo che gestisce 20.000 pezzi. Quando ho chiesto, e se il pezzo non c'è? Mi hanno spiegato che viene prodotto, spedito e consegnato al cliente in 48 ore. Finalmente il mio spogliatoio. Ora posso vedere cosa c'è nella borsa. Marco, Carla, Luca, la mia squadra. Tutti giovani come me. Forza, mettiamoci al lavoro. Sicuramente c'è molto da fare. Made in Multitel è la nostra unicità.